Per i prossimi mesi, un giorno a settimana, si troveranno ogni volta in un luogo diverso insieme a seguire le lezioni a distanza. Sono gli studenti delle superiori milanesi che hanno deciso di protestare così contro la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, introdotta dall'ultima ordinanza di Regione Lombardia come misura per contrastare la seconda ondata di contagi. Sono qui perché credo che l'istruzione sia un valore importantissimo nel nostro paese e se non si investe sui giovani non c'è futuro e trovo davvero inaccettabile che sia l'ultima cosa considerata ancora una volta dal nostro governo, anche perché i contagi nelle scuole sono davvero bassi rispetto ad altri luoghi. La scuola è stata la prima a chiudere. Esatto, anche questo è davvero scandaloso anche considerando altri paesi d'Europa in cui i contagi sono più alti, per esempio in Francia, ma le scuole sono ancora aperte. Ma invece come l'avete gestita questo primo mese di scuola che c'è stato in presenza? Io andavo un giorno sì, un giorno no e sicuramente non è la stessa cosa rispetto agli anni scorsi, però è un'emergenza e anche al 50% secondo me può andare bene. Invece proprio tutto a casa si perde davvero tantissimo, anche le verifiche sono ovviamente molto più facili, sei molto meno stimolato a studiare, sicuramente l'apprendimento è diverso e più scadente. E tu come lo stai vivendo adesso questo momento? Sinceramente sono abbastanza arrabbiata e anche delusa, mi manca proprio tanto andare a scuola, avere anche un confronto con i miei coetanei. Già durante la prima fase, che sicuramente era una fase più inaspettata, la scuola è stata l'elemento sacrificato da subito e anche questa volta si è visto come al fronte di tutto quello che invece è il settore produttivo non si considera la scuola una priorità e quindi non si vuole investire su quella che è una priorità rispetto al futuro della nostra società. E secondo te la scuola è arrivata pronta a settembre, a questo settembre? Secondo me il Ministero non ha fatto un buon lavoro, il Governo non ha fatto un buon lavoro e anche tutto il mondo che ruotava intorno non è stato capace. A cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio a tutti quelli che sono i servizi di trasporti sia regionali sia comunali, quindi l'ATM, i servizi di trasporti a livello città metropolitana e i servizi di trasporti a livello regionale. E poi evidentemente tutte quelle che sono state invece le poche indicazioni date dal Ministero che hanno lasciato completamente in balia dell'autonomia i prestiti dei dirigenti scolastici. La didattica a distanza innanzitutto c'è molta più difficoltà a seguire e poi se una persona non riesce a possedere i mezzi, ha difficoltà a connettersi, non riesce a fare lezione, quindi si amplia il divario sociale e poi non si è stimolati per niente a studiare e a continuare a farlo. Tu come l'hai vissuto questo periodo appunto di studio da casa? Allora, in primavera di sicuro peggio perché proprio non potevo uscire di casa, non avevo contatti sociali con nessuno. Seguire era molto difficile, in più non avevo neanche uno stimolo esterno che mi potesse spronare a impegnarmi e a eccellere in qualcosa. E adesso è più o meno la stessa cosa. Mi manca tantissimo la socialità, mi manca avere un rapporto con i professori. Mi manca stare a scuola e stare con i miei compagni, i miei amici e seguire le lezioni in modo più attivo e non in modo così, passivo davanti a uno schermo.